siamo con il signor sindaco Mario Agnelli di Castiglione Fiorentina al club, al tennis club castiglionese, per vivere insieme questa festa. È sicuramente la festa dello sport. Potremmo dire che non c'è due senza tre, come ha detto anche il presidente Tenaccioli, come sindaco, come sportivo, come rappresentante dell'amministrazione comunale, non posso che essere contento di questo risultato raggiunto dalle ragazze del Tennis Club, che dopo il buon lavoro centrano anche l'obiettivo del salto di categoria. E credo che alla fine, se il calcio maschile, se la pallavolo femminile, se il tennis femminile a Castiglione Fiorentino raggiunge questi risultati, significa che lo sport del castiglionese è in salute. Ma più che lo sport in senso lato, sono le associazioni sportive che evidentemente, forti anche della vicinanza dell'amministrazione comunale sicuramente, ma determinate nel raggiungimento dei propri scopi sociali e i propri obiettivi sportivi, hanno saputo in un momento anche particolarmente delicato, perché insomma ricordiamoci che alcune società dopo questi ultimi anni insomma hanno avuto dei forti ridimensionamenti e qualcuna purtroppo non ce l'ha fatta neanche a sopravvivere a due anni di pandemia. Quindi è un risultato che sancisce l'importanza che ha anche da un punto di vista sociale lo sport a Castiglione Fiorentina. Quindi sono veramente lieto e orgoglioso, perché poi alla fine conta il risultato sicuramente, perché lo sport è anche competizione e agonismo, ma contano i risultati, gli obiettivi che sono stati centrati da queste società. Dove immagino che le istituzioni sono state sempre presenti, perché poi lo sport è aggregazione, socializzazione. Noi abbiamo affidato anche a queste associazioni il compito di creare delle occasioni anche di aggregazione, pensare all'attività ludica nel dopo scuola e quindi campus estivi. Abbiamo pensato quindi anche per i risvolti sociali. Per fare questo è opportuno che ci sia anche un sostegno dal punto di vista proprio delle strutture e di conseguenza anche delle risorse economiche, per le quali non è che abbiamo fatto sfascelli, tutt'altro, però in questi anni con tanta fatica abbiamo adeguato l'impianto sportivo dello stadio. Lo stadio Faralli è uno dei pochi impianti, mi permetto di dire, a norma, che c'entra tutti i requisiti. Abbiamo potenziato le infrastrutture all'interno del tennis club con una parte direttamente curata, svolta, eseguita dalla stessa associazione tennis club castiglionese. Quindi cioè, non sono solo le pacche sulle spalle, a volte sono anche proprio le risposte in termini infrastrutturali. Ma poi ci sono, come dire, le intuizioni vincenti, come può essere il premio Fair Play Menarini. Dove porta Castiglione Fiorentino alla ribalta mondiale, perché poi vengono campioni da tutto il mondo? Sì, tra l'altro questo successo del tennis club casca nella fine settimana, dove c'è stato veramente un parterre straordinario. Insomma, non ricordo un tennista che in questa edizione è stato premiato, ma per il resto tra i grandi del calcio, Donadoni, Ambrosini, Ravanelli, qui abbiamo visto una certa Federica Pellegrini, abbiamo visto Casey Stoner, abbiamo visto davvero dei grandissimi interpreti dello sport. Il giorno seguente è venuto a Castiglione Fiorentino Arrigo Sacchi, ormai possiamo dirlo anche un amico di questa città, che ha narrato le sue emozioni, le sue esperienze, gli aneddoti eccetera. E Castiglione Fiorentino è anche il gran galà dello sport città di Castiglione Fiorentino, che non lo metto mica per ultimo, anche perché poi c'è un ruolo attivo delle stesse associazioni sportive del territorio che si occupano di individuare dei soggetti per premiarli.
Quindi insomma, concludere questa settimana con questo successo proprio è la ciliegina sulla torta. E quindi adesso andiamo a vedere i festeggiamenti del Tennis Club. E adesso inizia qualcuno finirà anche in piscina. Ma penso che oggi non è un sacrificio neanche quello, insomma, di andare a farsi un bel tuffo in piscina. Quindi che la festa abbia inizio. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, grazie a voi.